bentornati in questo freddoloso video tutorial. Qui parla Simone Bonomi e bentornati nella taverna di accordi e spartiti. E con questo video tutorial proverò a spiegarti alla chitarra il brano vincitore della 72esima edizione del Festival di Sanremo. Ovviamente stiamo parlando di Brividi di Mahmood e Blanco. Prima di partire con questo video però ti faccio un invito. Iscriviti al canale YouTube di Accordi Spartiti, è pieno di altri video tutorial, non solo di chitarra, anche di pianoforte, di ukulele, e puoi trovare le stesse canzoni suonate con diversi strumenti. Ad esempio, per Brividi di Mahmood e Blanco c'è anche il tutorial di pianoforte. Lo sapevi? No? Vedi? Perché non ti sei iscritto al canale. Il brano è in sol maggiore, partiamo subito con l'intro, solamente due accordi che sono sol maggiore settima, che io suono in questo modo, stoppando la quinta corda con il dito medio, dopodiché il dito 3 e il dito 4 rimangono fermi, aggiungo il dito 2 sulla quinta corda e il dito 1 sulla quarta corda e faccio un do maggiore nona. Per l'intro e per la strofa ti consiglio una ritmica molto molto leggera. L'idea ritmica è 1, 2, 3, 4, 1. Però devi stare molto attento alle dinamiche della mano destra, quindi viene una roba di questo tipo. 1, 2, 3, 4. E comincia la strofa. Gli accordi sono sol maggiore settima, do maggiore settima, che io suono con il basso di sol. Non lo so perché, ma mi piace, quindi te lo consiglio. Di nuovo sol maggiore settima, re minore nona, che suono in questo modo, sol settima quarta, sol settima, do maggiore settima, questa volta stoppando la sesta corda, si minore settima e mi minore settima, do maggiore settima e do minore. Ma hai detto sei cambiato, non vedo più la luce nei tuoi occhi. La tua paura cos'è? Un mare dove non tu mai, anche se sesso non è la via di fuga dal fondo. Dai, non scappare da qui. E do minore. E con questo bellissimo do minore lancio il ritornello, che però non comincia con il sol, comincia di nuovo con il do maggiore. Quindi do maggiore con il basso di sol per avere un po' più corpo sui bassi, sol maggiore e re basso fa diesis, che faccio così, stoppando la prima corda e anche la quinta. Do con l'aggiunta della nona, sol maggiore e sol maggiore basso fa diesis. Mi minore settima, sol basso re, do con l'aggiunta della nona e do minore. Ti consiglio ritmicamente di immaginarti una bella batteria molto profonda che fa questo groove qua. Pum, cia, cia, pum, pum, cia. Quindi dividi le voci della chitarra in voci basse e in voci alte e cerca di dare un senso ritmico anche all'accordo. Non suonare sempre tutte e sei le corde dell'accordo, sennò diventa molto pesante come ritmica. Nudo con i brividi, a volte non so esprimermi, e ti vorrei amare ma sbaglio sempre, e ti vorrei rubare un cielo. Segue un'altra strofa, un altro ritornello e arriviamo a uno special un po' più rappato, dove io già preventivamente chiedo scusa a tutto lo staff di Mahmood e Blanco per la mia, penso, penosissima interpretazione del rap italiano. Gli accordi di questo special sono sol maggiore settima, si minore basso fa diesis, con la quinta corda stoppata, che comunque potrebbe essere tranquillamente un sol maggiore settima basso fa diesis, è la stessa cosa. Mi minore settima, do, forse meglio do basso sol, che mi dà sempre un po' più di supporto sui bassi, do minore e poi riprende il giro. Un po' semplificato tra virgolette, sol maggiore, si minore, mi minore settima e do maggiore basso sol.
che non ho ragione, che vivo dentro la prigione, che provo a restarmi vicino, ma scusa se poi mando tutto a puttane, che non so dirti ciò che provo è il mio limite. Qua le mie capacità vocali si fermano per rispetto della musica e quindi mi inventerò qualcosa da dirti. Anzi, ti dirò il nome degli accordi: Mi minore, settima, se non lo dico anche sbagliato, e Do, basso, Sol, per rilanciare l'ultimo ritornello. Nell'ultimo ritornello stoppa la ritmica, appoggia solamente gli accordi fino a quando non dice pregherei per andar via, bla bla bla. Nudo con i brividi, a volte non so esprimermi, e ti vorrei amare ma sbaglio sempre, e ti vorrei rubare un cielo di pelle. E riprendo la ritmica. Con questo ritornello finale dichiaro concluso questo video tutorial di chitarra. Spero che questo video ti sia piaciuto, spero che questo contenuto ti sia stato utile. Se è stato così, lasciaci un bel pollice all'insù e iscriviti al canale YouTube di Accordi Spartiti se non l'hai già fatto. Perché vi vedo che siete in tanti che guardate i video ma non siete iscritti al canale. E che altro dire, noi ci vediamo ovviamente in un altro video tutorial di Accordi Spartiti. Ciao!